La foto che abbiamo scelto di analizzare appartiene a Guglielmo, un nostro compagno di classe. Attraverso la sua descrizione, l'esperto Bruno Mongiat ci ha illustrato a scuola alcuni aspetti della vita tradizionale in Carnia. L'immagine è in bianco e nero e ritrae il nonno di Guglielmo, il signor Romano De Crignis, allora quarantenne, seduto ad un tavolo e intento a mangiare una fetta di polenta con del formaggio, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino rosso. In secondo piano si vede una costruzione molto rustica e un recinto in muratura. Durante la settimana Romano lavorava nella cartiera Burgo di Tolmezzo. La nostra foto risale ai primi anni 60, un periodo di espansione per la cartiera che offriva nuove opportunità di lavoro. In linea con le nuove esigenze del mercato, aumentò anche la produzione destinata all'editoria, perché c'era più richiesta di libri, riviste e quotidiani. La foto, infatti, è stata scattata presso il casolare di Venchias, sopra Ampezzo. Verso Cima Corso si prende la mulattiera che sale e intercetta la strada per il passo del Pura. Vicino alla porta dell'abitazione si vedono degli scarponi. Infatti erano in corso i lavori di ristrutturazione della malga e il signor Romano, amante della montagna ed amico dei proprietari, aveva offerto il suo aiuto per sistemarla. Ogni estate, solitamente dal 13 giugno all'8 settembre, il bestiame del paese partiva per l'alpeggio, raggiungendo le malghe. Mucche, vitelli, capre e pecore formavano una lunga fila che seguiva i pastori. Questa consuetudine di accompagnare i propri animali all'alpeggio in friulano si chiama Chiama la Mont. Il casolare è un insieme di edifici che per la loro struttura richiamano in parte la malga tradizionale. In più viene abitato tutto l'anno. La malga tradizionale è un complesso di più edifici, costruiti in media e alta montagna sino al limite dei pascoli. Comprende la casera, le logge, il pascolo. Tra la casera e le logge c'è un cortile, Tamar, in cui si trovano anche gli abbeveratoi. Di giorno gli animali vanno al pascolo, mentre la sera si riparano all'interno delle logge, che sono delle costruzioni in muratura con il tetto spesso in legno di larice, schiandule, e che si sviluppano in senso della lunghezza al fine di permettere alle ospiti di riposare ciascuna al posto assegnato, poni. Terminata la mungitura mattutina, il latte viene portato nella casera per la lavorazione. I prodotti ottenuti dal latte vengono portati nel celar. Questo nome deriva dal tedesco Keller, cioè cantina. Infatti è il luogo adibito alla conservazione del formaggio e della ricotta. Oltre alla lavorazione del latte e alla conservazione dei prodotti ottenuti, la casera funge anche come abitazione per il casaro ed i pastori. La mattina, dopo la mungitura, il bestiame viene fatto uscire dalle logge e dopo l'abbeverata nella grande vasca che si trova al centro del cortile, Tamar, viene condotto al pascolo. Nel pomeriggio il bestiame viene radunato nel cortile della malga per l'abbeverata e poi sospinto nuovamente nelle logge per la mungitura serale e il riposo. Il dottor Bruno Mongiat ci ha spiegato che fino all'apertura di strade o alla costruzione di teleferiche, la base dell'alimentazione nelle malghe carniche era costituita dalla polenta e dal formaggio, sia a pranzo sia a cena. Dal fondovalle alcune donne, chiamate farinarie, circa ogni 15 giorni rifornivano le malghe di viveri, farina per la polenta, pasta, patate, vino. Come verdura, i pastori consumavano le erbe alpine commestibili, che conoscevano molto bene, come la lattuga alpina, radicchio di montagna, il buon Enrico, la spinace selvatica, chiamata farinucci o pel di mouche, il tarasacco, tale, e l'asparago selvatico. In pochi casi nella dieta entravano anche dei funghi. La frutta era la grande assente e ci si accontentava di fragole, lamponi e mirtilli.
Le famiglie, allora molto numerose nei loro componenti, per vivere ricorrevano all'allevamento del bestiame e ad un po' di agricoltura. In ogni casa c'era un orto che produceva il necessario per accompagnare i pasti. Infatti, il sostentamento si ricavava per lo più dalla coltivazione di rape, orzo, segale, fagioli e cereali, prodotti dei quali si cucinavano cibi tipici come i crauti e la provada. Le famiglie potevano mangiare anche frutta di stagione, in inverno mele, pere e noci e a bassa quota castagne, in estate anche ciliegie. Gli animali erano fondamentali per la vita dell'epoca. Le capre, le pecore e le mucche davano principalmente il latte e i suoi derivati, come la ricotta, il formaggio e il burro. Le pecore in più fornivano la lana con cui si confezionavano maglie e calzetti. Per integrare la dieta si ricorreva alla caccia. Tra gli animali presenti in ogni famiglia c'era il maiale, che si nutriva degli scarti alimentari e rappresentava una risorsa. Al bisogno, il purcit veniva ucciso, macellato e affumicato per la conservazione. Per tutta la famiglia era una festa e i bambini non andavano a scuola. Altri alimenti disponibili erano le patate ed il mais, importati dall'America dopo la sua scoperta nel 1492. Le patate e il mais facevano ormai parte della dieta quotidiana. Le pannocchie venivano raccolte nel mese di ottobre, private delle foglie, lasciate asciugare e in seguito trasportate nei mulini. All'inizio del Novecento, nella nostra regione, si diffuse la polenta, un cibo povero ma di buon sapore. Nella ricetta tradizionale, per cuocere la polenta veniva utilizzato un pentolone di ghisa o rame chiamato chialdir, posto sulla cucina economica, spolert, dal tedesco spoker. Gli ingredienti sono farina di mais, acqua, sale. La polenta si prepara facendo bollire dell'acqua e un pizzico di sale in un recipiente e versandoci a pioggia la farina. Per la cottura si impiega un'oretta circa, ma bisogna mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi e la bruciatura. Quando la polenta risulta cotta, viene rovesciata sulla tafferia, taulir. Il capofamiglia, di solito l'uomo più anziano, aveva, perché oggi non si usa più, il compito di tagliarla con uno spago e dividerla in quattro parti a formare una croce in segno di benedizione. Un tempo la polenta era un piatto che veniva cucinato ogni giorno. Oggi invece viene preparata raramente, solitamente la domenica o nei giorni di festa, quando tutta la famiglia si riunisce. Di solito la polenta veniva e viene accompagnata da formaggio o salumi. Infatti il signor Romano mangia formaggio di malga nel cortile adiacente al casolare. Questo tipo di formaggio è diverso da quello prodotto a valle, in latteria. È più saporito perché le mucche in malga, in Mont, si nutrono di erbe spontanee ricche di essenze naturali e non di fieno. Nella foto, il nonno di Guglielmo indossa una semplice canottiera chiara e un cappello per ripararsi dal sole estivo. Come si può dedurre dai vestiti leggeri indossati dal signor Romano, era estate. All'epoca non si possedevano tanti vestiti. Di solito c'era l'abito per la festa e qualche vestito da usare tutti i giorni.